Ciao ragazzi, sono Red e bentornati in Pillole. Oggi, in pochissimo tempo, vi spiegherò come potete settare il calcio del vostro fucile e cosa non dovete e dovete fare col suddetto. Spoiler, non dovete infilarvelo nel culo. Partiamo col definire dove dovete mettere il calcio. No, non la faccio la battuta. Nella spalla, ovvero nell'incavo della spalla. Potete fare anche così se siete più comodi, lo vedo fare. A me non piace, preferisco andarci dietro col collo. E soprattutto, non sotto l'ascella, non così. Ve lo dovete appoggiare qui, in modo tale che l'abbiate saldo e vi dia una mano a mantenere la stabilità e a trovare ovviamente le tacche di mira, col sistema di puntamento optoelettronico. Quindi oltre a posizionare nella posizione giusta, dovete anche regolarlo, perché come ben sapete il calcio può essere accorciato o allungato. Partiamo dal presupposto che, anche senza regolarlo, quando entrate in una situazione di CQB e non avete un'arma secondaria come una pistola o comunque un fucile abbastanza lungo, vi conviene sempre accorciare un pochino il calcio in modo tale da poter essere più compatti. Non possiamo fare come nella vita vera, dove si portano il fucile dietro e stanno un pochino più compatti, quindi dobbiamo sempre tenerlo attaccato alla spalla. Detto ciò, per essere e regolare la lunghezza del calcio in maniera adeguata, prendete il fucile in mano. Guardate che possente bicipite. E andate ad allungare il calcio, mettendo il braccio a 90 gradi, fin quando non vi tocca il bicipite. Ovviamente lo bloccate, non sarà preciso, ma perché ha dei punti, delle tacche fisse dove si blocca. In questo modo è regolato correttamente. Quindi basta che vi arrivi a toccare, tenendolo così, il braccio. Quando prima vi parlavo di accorciare il calcio al minimo, nel caso siate in situazioni di CQB molto stretto, quindi passiate da zona fuori a zona interna, ovviamente alcuni fucili prevedono la possibilità di fare questo, ovvero andare ad abbattere il calcio e rendere il fucile super compatto. Non fate ovviamente delle robe dove ficcate il fucile chissà dove, però vi permette di essere veramente più compatti e quasi avere una pistola molto grossa al posto di un fucile molto lungo. Pistola molto grossa, un fucile molto lungo. Quindi spero che questo video vi sia servito e abbiate scoperto cose nuove. Qui da Red è tutto, vi ricordo, non scappate, che questo mercoledì, cioè mercoledì prossimo sostanzialmente, uscirà lo speciale di Natale, dove sfideremo il nostro corpo a mangiare una quantità indecente di pandoro. Quindi ricordate di dare un occhio in descrizione e iscrivervi a Instagram, perché faremo delle storie apposta facendovi vedere come stanno andando le cose. Quindi veniteci a seguire e rimanete sintonizzati. Stay hungry. Un fucile molto lungo.